Gentili telespettatori, buona giornata. Chi è che c'è nella fotografia dietro Giorgia Meloni con un bandierone dell'Italia qua sul colletto? Sarà un patriota? Sarà un sovranista? Ma allora, è Giordano Sottostanti, è il Mister X della comunicazione social di Giorgia Meloni. Si chiamano oggi media manager. Da anni nello staff social della leader di Fratelli d'Italia. Dal diploma all'Istituto Tecnico Commerciale IGEA di Ramacca a collaboratore della Presidente del Consiglio Meloni, passando dalla scuola politica di Alleanza Nazionale. È la storia di Giordano Sottostanti, non era Sottostanti, scusate, ma è Sottostanti. Sottostanti, eh sì, 39 anni da compiere a settembre e poi, diciamo, migliaia di tweet, si chiamano ancora così, nonostante il nome non sia più Twitter, però se prima era Twitter ed erano i tweet, oggi che X cosa sono? Gli X? Gli Xini? Ma chi lo sa? E così è lui che digita, controlla, ricontrolla con cura i post misurati, analizzati. Perché dice lui che il lavoro sui social network è creatività, ma anche metodo e misura. Eh sì, è anche metodo, ha ragione. È un giovane veterano che collabora con Fratelli d'Italia e lo staff social di Giorgia dal 2013, quando di anni ne aveva poco meno di 30. Ecco, dice, ci sono arrivato gradualmente senza mai dimenticare le mie radici o distaccarmi da esse. Ho rischiato e investito su me stesso, passando anche da piccoli lavoretti e dal volontariato, non smettendo mai di studiare i meccanismi e gli strumenti della comunicazione, crescendo man mano professionalmente e facendo tesoro di ogni esperienza, anche di quelle meno positive e inizialmente poco remunerative. E così all'interno della squadra della Meloni si occupa di diversi aspetti, ma soprattutto della comunicazione su X, l'ex Twitter. X è un social fondamentale anche dal punto di vista diplomatico, nelle interazioni, nei rapporti con presidenti e istituzioni esteri. Questo rende il lavoro particolarmente delicato e bisognoso di una spiccata sensibilità politica e istituzionale, conoscenza dello scenario europeo e internazionale, oltre che di sintonia con il presidente Meloni e affiatamento con il resto del team. Sintonia con il presidente Meloni, cioè il media manager non è che scrive sul social di Meloni quello che vuole. No, qui secondo me, no, lì non c'è il secondo me, c'è il secondo Giorgia. Ecco, non confondiamo, il social manager non è uno che può scrivere quello che gli pare. No, qui ha ragione quello là, qui ha ragione la Schlein, non può. Quindi lui deve essere, lui lo chiama in sintonia con il presidente Meloni, cioè lui deve essere la Meloni quando scrive, quindi si deve immedesimare nel capo della destra. E non può non essere Meloni in quei tweet, cioè lui è, come si può dire, è il vicario di Meloni in Twitter. Sapete che il Santo Padre è il vicario di Cristo in terra? In Twitter lui, Giordano Sottostanti, è il vicario di Meloni su Twitter. Va bene. Dice, per i contenuti c'è molta spontaneità e condivisione con Giorgia e la sua attività quotidiana ci fornisce spunti sempre nuovi da comunicare. È davvero una lavoratrice instancabile e noi cerchiamo di supportarla nel raccontare quello che fa. Poi nel 2013 arriva la prima vera campagna politica nazionale, la prima esperienza alla quale ho partecipato a livello comunicativo, racconta. E poi dice, perché se non hai persone che ti vogliono bene veramente, certe cose non le riesci a fare.
disse Meloni, allora premier ancora solo in pectore in quell'occasione storica. Beh, lui Mr. X, come lo ha definito l'ADN Cronox, Mr. X, X sarebbe Twitter, no? È un giochino di parole simpatico. Giordano ha lavorato in questi anni anche in ambiti nel mondo della comunicazione diversi, nel terzo settore. Fin dal 2011, dice, sono stato selezionato attraverso un bando nazionale per far parte di un team che si è occupato della digitalizzazione di parte dell'archivio storico capitolino per conto del Comune di Roma. E poi si fa tutta la storia sua personale, le radici, le opportunità, e poi naturalmente per arrivare dov'è è dovuto passare poi dalla politica, quindi alla fine, entrando poi attraverso Alleanza Nazionale, è arrivato fino alla Meloni. Quindi non è che puoi fare il media manager della Meloni senza che tu sia schierato politicamente. Ovviamente lui è fortemente schierato a destra, se no non potrebbe fare questo lavoro. Cioè, tu devi essere assolutamente in sintonia con la premier, come vi dicevo prima, devi essere il vicario della Meloni in Twitter, cioè devi essere una fotocopia, devi cominciare a pensare come Giorgia, ecco, quindi Giordano come Giorgia. Giordano deve pensare come Giorgia Meloni, anche perché non è la Meloni che detta i tweet. La Meloni magari telefonerà o manderà un'email con scritto: ringraziate le atlete delle Olimpiadi, oppure, non lo so, dite che io sono contenta, fate un elogio al carabiniere che ha salvato. E allora loro lì si mettono a scriverlo in italiano corretto, con parole, quindi sembra che la Meloni abbia fatto un tweet, ma non è la Meloni che si mette a fare il tweet, sono queste persone. Ci sarà chi si occupa di un social, chi si occupa di un altro, e sono sicuro che prima di fare un tweet sono lì a pensare: sarà fatto bene, non sarà fatto bene. Saranno magari in due o tre che dicono: no, guarda che quella parola, cambiala, girala, metti quella foto, fai la fotografia con la scheda. C'è dietro cioè prima di fare un tweet, non è così, invia. Cioè, prima di inviare un tweet c'è uno studio dietro, prima di inviarlo, perché una volta che lo hai inviato, se è una cosa controproducente, il danno non lo tiri più via e diventa indelebile. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.